Allora, siamo con uno degli autori della mostra, della terza mostra del Sacro, che ha fatto un quadro molto particolare e mi ha portato a chiederle che significato va dato ai simboli che sono chiaramente all'interno del quadro e che quindi vanno spiegati, visti i molti significati che ha ogni simbolo. Sì, io di solito nei miei quadri, accompagno i miei quadri anche con delle note mie, proprio per introdurre il visitatore, lo spettatore nel mio mondo, poi gli lascio libertà di scelta, di cogliere quello che vuole. Comunque io in questo quadro parlo di predestinazione e libero arbitrio e penso che nella nostra vita giochino tutte e due, quindi non c'è solo predestinazione o libero arbitrio, perché io credo che lì il quadro è intitolato Cantu e la stella e mi riferisco a un libro, un romanzo di cultura andina che io ho approfondito molto, che trovo molto bella perché è molto vicina alla nostra cultura. E lì si parla delle stelle, ognuno quando nasce è illuminato in particolare da una stella, quindi quella stella indica il suo percorso. Dopodiché sarà il libero arbitrio delle persone a guidare il percorso in una direzione o in un'altra e dargli quindi il significato che vuole. Quindi più noi siamo bravi a interpretare questo messaggio che ci arriva dall'alto e più saremo soddisfatti della vita che avremo condotto, cioè la nostra vita non sarà stata, come dice Mamani, lo scrittore di questo libro, che è un curandero peruviano che adesso è morto, quindi non sarà fumo la nostra vita, ma sarà veramente un messaggio a quelli che vengono e che quindi potranno cogliere quello che noi diciamo. Nel quadro io mi muovo per simbologie e in più adopero materiali diversi, pittura e scultura, perché alla scultura do un senso più forte di materia, alla pittura invece attribuisco il senso del sogno, dell'etereo, dei mondi superiori, e anche i colori hanno un particolare significato perché appunto tutti i colori rosso, giallo, arancione sono colori di terra, mentre invece poi man mano ci si arriva ai livelli superiori parleremo di colori come l'azzurro, il violetto, l'indaco, eccetera. Qui appunto parlo di questa fanciulla, questa Candu, che ha trovato la sua stella e quindi sa come dovrà procedere, quindi il suo cammino sarà tutto positivo verso una nuova vita e potrà finalmente sentirsi felice e soddisfatta all'interno dell'universo. Parto quindi da una storia, dalla storia del mondo potremmo dire, perché parto dall'elefante, quindi la lettura del quadro è di tipo ascensionale, quindi parto dall'elefante che poggia su un melograno protetto da due foglie di cardo, quindi il melograno come origine della vita, l'elefante che è la memoria del mondo, le foglie di cardo che proteggono con le loro spine e quindi danno un significato di protezione e di conservazione. E dalla proboscide dell'elefante viene fuori poi il mare, c'è lì lo scoglio con i pesci, c'è un'isola che viene fuori dal mare e lì c'è questa fanciulla che guarda oltre. Noi vediamo che è andata appena un po' oltre il crinale della montagna su cui è salita, perché è riuscita a superare il suo cammino e quindi adesso sarà felice nel continuare il suo percorso in comunione con l'universo, con l'energia universale. Allora, questa è una vera e propria